Allora, partiamo con 2 minuti agli 8 quarti. Ci siete giurati? L'argomento di questi 8 quarti, parte Bruno, finisce Idra, giusto? L'argomento di questi 8 quarti è presente e futuro del freestyle italiano. Pesaro, ci sei? Vai, Chief! Yo, sui palmi, yo, voglio vedere sempre su i palmi, questi salgono su i palchi, questi mi battono sti cazzi, non sgarro mai la mia sintassi, tu pensavi che io sbagliassi, tu pensavi che ti sballassi, Idra è il futuro del freestyle italiano, ma qui c'è il presente che ti è passato davanti. Questo flow che hai fatto molto strano, mi ricordi l'argomento, mio hermano, guarda, mi presenta il futuro del freestyle italiano. Non mi fotti drop typer, sono soltanto un pro freestyle che non è presente nel futuro, è passato da quando è arrivato Aige. Questa sera ma non mi interessa, paghi, tu lo sai che spinge e pressa, uomo tu lo sai tipo una pressa, dimmi di Idra che cosa resta, paghi c'ho sti stili su richiesta, scusami frate sei nella merda, oggi sono particolarmente presente, è la mia faccia quella che t'è passata per la testa. Hai ragione vecchio, io ti spacco da parecchio, guarda metti l'apparecchio, quindi il futuro del freestyle italiano è questo, non stavo capendo, ogni volta che guardo la faccia di Bruno la sto aprendo, è così che questo non rappa, se mi sfida scappa, è una schiappa e questa sfida sta già scomparendo. Ma mi sei ridicolo, sì, tu c'hai il cazzo piccolo, scusami ridicolo, chi è qui è tipo anacronistico, PUC amico ce l'hai piccolo, lo ripeto qui e mi dispiace ciò che dicono, non è qui, altro che freestyle italiano, questa shit è rap futuristico, ABC, PC, non c'è bisogno di capirlo, cosa vuoi che faccio contro questa squillo, l'argomento fratello non era un flow bello, l'argomento dovevi seguirlo. Non ho capito questo cazzo parla, questa merda viene sopra il palco frate a raccontarla, è una stupida e mi parla, e l'argomento dovevi seguirlo sempre, non all'ultima barra. Casino! Ok, adesso vi ripasserò il mic, 2 minuti. E prima è partito Bruno, in questo momento è Idra che fa la domanda, 3 quarti, risponde Bruno, domanda 3 quarti, eccetera, per 2 minuti. Poi ci stoppiamo e ci invertiamo. Bene, ci siamo, ci sei Chief? Com'è essere il migliore di questa sera? Non lo so, non lo sono, ma tu sei una sega, Bruno non lo puoi mica mettere in galera, secondo me stasera dovresti tornare in balera. Come si sta con i capelli ricci? Ma si sta davvero bene, sembra Antonio Ricci, sì o no? È meglio che la spicci, perché francamente sti stili mi sembrano antici. Perché hai addosso questa felpa nera? Che cazzo dovrei dire, voglio una figa negra, questa qui non si chiude, altrimenti per i tempi di oggi mi metteranno in galera. Bruno, voglio chiederti solo come stai? Però sto benissimo, sto facendo freestyle. Mi pare ovvio, mi dici come fai? Chi ti chiederebbe come mai? Quanto è difficile far delle domande. Che ne so, pochissimo, è più facile farsi tua madre. Tu lo sai che fai, rima con classe. Dico che sto tipo me lo stiro come un asse. Ma non faceva rima con madre. Chi cazzo se ne frega, nessuno vuole ascoltare. Questa gente sa che le rime, prima di sentire, le devono percepire. Perché non ti ho fatto una domanda? Ne so, perché sei figlio di tua mamma. Tu non sei un b-boy, tu che batti Brunelleschi immagina, puoi. Stai bene con in mano un microfono? Sto benissimo, stai bene senza il tuo dietologo. Effettivamente frate, mi piace di più qualche anno fa, dovresti tornare a ingrassare. Perché pensi che un dietologo ce l'abbia?
non lo so, forse tu l'hai messo in gabbia. Ce l'avevi, adesso non ce l'hai più. Peccato che non sei Nerone, sei semplicemente tu. Casino bello, entrambi. Ok, subito caldo, Brunello, prima domanda, io rispondo con parte, un altro limite, ok? Ci sei, Gif? Ci sei, Bruno? Andiamo, ragazzi! Com'è stato vincere la battle ieri sera? Bellissimo, c'è stata una bella atmosfera, soprattutto quando mi hanno pagato. Il resto sinceramente non me lo sono cagato. Bellissimi, mamma mia! I cessi così belli non li ho mai visti. Negli altri locali i cessi sono tristi. Io l'ho scritto e te l'ho stampato in faccia. Bruno Baffi sfida con una figuraccia e Sbrello ti schiaccia. Quante canzoni hai fatto in vita tua? 222. Questa è la risposta alla domanda tua. Chi t'ha stramorti di mortacci tua? Salutami Pumba. No, li faccio la macumba. Spero che perda tutte le partite Weekend League. Mi chiedi perché? Perché sì. Te giochi a PES? Non ci gioco, non gioco al NES. Ho quei giochi che si giocavano all'antica. Gioco a FIFA, roba più figa. Magari adesso Zidane o Ronaldinho? Secondo me il secondo, però ti do un consiglio. Ronaldinho è meglio perché 5 stelle skills. Anche Zidane le ha, cazzo sì. Hanno completato un album Panini. Non lo so, hanno fatto dei casini. Tipo che delle carte non le hanno stampate. Le persone quelle carte non le hanno trovate. La mia domanda è: che mira, Bobo? Ci provo, ma non ho capito la lingua della domanda. In italiano la prossima volta cambia. Casino! Okay. Adesso abbiamo 2 minuti e 2 quarti. Ok, parte io e chiude uno. 2-2-2-2. Sempre libero. Come Jerry Sebastano, sei più brutto di chiamarti Sebastiano. Il fatto che tu non vinca la battle sarà strano, ma comunque porti un altro livello al panorama nostrano. Io invece porto un livello che è marziano, tu stai invecchiando, porti un livello che è d'anziano. Che d'anziano? Non mi pare, il mio livello invece è marziale, per questo non è marziano, ti pestiamo. Ti pestiamo, no, invece noi danziamo, perché sopra i 4/4 è questo che facciamo. È questo che facciamo, mi dispiace se ti sporo in faccia, la tua troia le chiedo che facciamo. Le sporri in faccia, no. Spero che sto scemo un giorno o l'altro mi faccia un flow. Mi faccia il flow, non aspettarti troppo, perché quelle cose non le faccio, non ci fotto. No che non ci fotto. Se vuoi fottere me sono una donna, 5 minuti, non aspettarmi troppo. 5 minuti, ma io c'ho la cultura, ed è come lui, quei minuti sono di paura. Che sono di paura, ovvio che in st'ambiente io ti sono contro e porto contro cultura. Porti contro cultura, la cultura contro, nel mio ambiente non mi batti manco di comfort. Manco anti-comfort, ovvio, sto scemo me lo stronzo in un nanosecondo. Nanosecondo in un orfanotrofio, a te i preti non ti toccano proprio. A te i preti non ti toccano da sobrio. Infatti sono sempre fatti e mi guardano con gli occhi da matti. Con gli occhi da matti, matti, fatti avanti, batti, prendi a schiaffi quando entri in 4/4, alzi i tacchi. Alzi i tacchi, chiuso così tante rime con i tacchi che ti toccarci come tacchi nardi. Come tacchi nardi, amico passami un taser, togli questo e vengo a tacchi nardi. Tacchi nardi, ti ho parlato prima, però di tacchi nardi non posso battere perché c'ho i tacchi larghi. Ma che tacchi ardi, amico non fai il rap, dovresti suicidarti alla Matt Hardy. Alla Matt Hardy, ma è tardi, non posso suicidarmi, non posso comprarli. Non posso comprarmi, secondo me tu con questo livello non puoi proprio confrontarti. Tu che mi batti in babbo fra po', è come la tua felpa, il triangolo no. Il triangolo no, ti metto all'angolo, bro, altro che babbo, ti spacco, babbo tra un po'. Ah, casino! Ultimi 2 minuti di questa sera, parte Bruno, sempre l'entrata e chiude io la carriera, ok? Yeah. 3, 2, 1, vai, Chief!
quasi viene sempre qui a scopare. Questa gente non la si può nemmeno ascoltare. Fai la sinfinite diamond. Con questo flow mi sembravi principe Pyrex. Amico, sei un disabile. Con questo flow al massimo sembri principe Paride. Dico tante battle, tu puoi farmi da contabile. Non parlare di battle a me, che sei un disabile. Dirti cosa dirti, tu lo sai che sono dirti. Mi dispiace, è tutto stronzo, sono stanco di sentirti. Stanco di sentirti, che lo sbatto tu sul dirti. Sopra il quarto devo dirti che ti batto e vengo a demolirti. E va bene, sopra i quarti, se qui dopo magari puoi anche ritrovarci. È che mi ero confuso, mi ero scordato che erano due quarti. Adesso infatti tocca a te, quindi fatti parti. Yeah, fatti parti, fatti avanti, fatti quarti. Tu lo sai che sei vestiti, lo ripeto, azzitacchi. Azzitacchi, ma l'abbiamo fritta prima con tacchinarti. Sono fritto, non ho più la voce infatti. Yeah, mi dispiace, questo scemo è un idiota. Io ripeto, fratello stesso, solo perché oggi è di moda. Sopra i quattro quarti, tu lo sai che sono un tank. Io ve l'avevo detto, dovevo passare Frank. Va bene, se troppo ti spiace fratello la cambio. Che dopo comunque ti supero come se stessi in un 4x4 col cambio. Questa qua è tutta tritura. Non fare gli extra che mi fai fare brutta figura. Ci può anche stare, ma secondo te qua che cazzo sono venuto a fare? Non lo so, secondo me sei venuto per rappare. Ma la mia frate era solo onestà intellettuale. Tanto paride, adesso ricomincio questo flow perché è più facile. Io ricomincio col flow silenzioso. Ah, ci può stare. Oh, non l'ha chiusa. Che infame. Non l'ha chiusa e frate ti è venuto il vomito. Non le chiude mai, è quello che faccio di solito. È vero fra, se il tuo livello è questo, non chiudendole c'hai più possibilità. Possibilità, possibilità, ci sono le pussi, ci sono più pussi, sì di là. Frate, frate, mi vuoi venire anche contro, contro. Mi dispiace frate, tu lo sai che c'ho un fondero congo, congo. A conto, ti do l'acconto, lo sconto. Ma in questo confronto, sto stronzo, lo smonto. Due minuti e quattro quarti di vita. Vince Ibra e chiude Brunello. 2 minuti e 4 quarti di vita. Tocca a me, tocca a me. Cazzo devo dire, buon frate, buon papè. Questo è uno che lo piglia in culo da Yaya Touré. Pensi che sto minuto qualche cosa cambia? Perché non parliamo di quella troia di tua mamma? Ha avuto così tanti partner che se vai in strada fa ce l'ho, mi manca. Mi manca, adesso infatti ne ha avuti così tanti che adesso si stanca. Tua madre invece ha avuto così tanti partner che non ne può più e gli dice di farsi da parte. No, non hai spaccato, entro dentro dentro il culo e lo sei tacciato. Tu vinci un di battle, ma se vai da tua nonna ti dice tieni 500, vatti a fa un gelato. Vatti a fa un gelato, ma questo sfigato non ha capito che l'ho captato, che è distratto. Vinco le battle, vinco un tot di battle, facendo le battute vinco le tot di battle. E tot di battle che rimi, mi dispiace frate, tu lo sai che foto questi bambini. Non vinci le doppi battle, ma le doppi battle, un paio di calzini. Un paio di calzini, sei un omino gracile. Battere Idra in finale è proprio facile. Ma per riuscirmi a battere non t'hanno dovuto dare me, ma la versione del mio cadavere. Ma ti guarda, tu sei un babbo. Ah, io sono di prima che ti vedo catafratto. Batterti è troppo facile in sta battle. Per quanto mi riguarda, Bug l'ha già fatto. L'ha già fatto. Faccio una rima. Questa è solo una stupida squadrina. Quale catafratto? Lui è ignorante. Come catafratto Damiano Erfaina. Damiano Erfaina. Mi dispiace, sto pisciando nella tua latrina. Strada patto, quale catafratto, ti rimando a casa, in casa sfratto la tua squadrina. La tua squadrina, aspetta, non hai capito che questo le rime le pensa. Non ho fiato da circa 2 ore e mezza, va bene che ti
li ho pagato, ma questa è violenza! Ma veramente però non puoi! Con sto ragazzo vuoi! Non hai più voce, fra son cazzi tuoi! Cazzi miei! E frate di lei! Ma comunque non mi lamento, è tutto ok! Fate vincere Bruno, che mi ha rotto il cazzo, ragazzi, ve lo giuro! Allora, no, basta, pensavo che l'avesse detto Carlo, ok? Che perché ho distrutto, fake come la mia mente, come Method Man, anzi Mad Man, perché è tutto ok? No, aspetta, perché mi è venuta la punch! Adesso faccio danni analizzare a Carbo i dati. Va bene che ti chiami Carbo, ma dovevo fare una finale, mica perdere i carboidrati! Che negli ultimi 2 minuti sta testa di cazzo mi bata. Altro che carbo e carboidrati, ti chiedo di che pasta sei fatto. Ma se pensi di battermi babbo, ti sei fatto di pasta e basta. Il vincitore della 10ª edizione del Carpe Riem di Pesaro.